Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ho per voi un nuovo book tag, ma prima devo dirvi che se sentite casino sono i miei gatti fuori perché si stanno rincorrendo per tutta la casa. Oggi faremo il Teen Wolf book tag. Finalmente io sono riuscita da un po' di tempo comunque a vedere tutte le stagioni di Teen Wolf, compresa la quinta, e inizialmente non mi piaceva molto come serie, poi mia madre mi ci ha fatto appassionare e quindi me ne sono innamorata, perciò questo è il Teen Wolf book tag. Consiste nel nominare i vari personaggi della prima stagione e associare a ognuno di loro un personaggio di un libro. Il primo ovviamente è Scott, un personaggio che ritieni essere un leader nato. E io ho deciso per questa categoria, per Scott, diciamo, Juniperis di Legend, vi lascio qui la copertina, perché secondo me lei è sicuramente adatta ad essere un leader, perché comunque ha delle buone intenzioni, è brava, riesce a gestire il gruppo, e secondo me lei sarebbe perfetta. Seconda domanda, il mio personaggio preferito, Styles, un personaggio che si distingue per la sua intelligenza. Per questo personaggio ho deciso Annabeth da Percy Jackson. Questo è il secondo degli Dei dell'Olimpo nella versione italiana, e La maledizione del titano, perché purtroppo ho solo il secondo e il terzo in cartaceo, mentre gli altri ce li ho in ebook e spero di recuperare tutta la serie così comunque. E io ho deciso Annabeth perché comunque è un personaggio molto intelligente e che mi piace da morire, ed è un'altra ragazza che amo, forte e appunto intelligente, e sicuramente lei salva sempre tutti quanti, e la associo molto ad Hermione, quindi però ho preferito di più Lydia, un personaggio che prima odiavi ma che poi hai imparato ad amare. Ora, personaggio che io odiavo all'inizio, ma veramente non riuscivo a mandarlo giù, cioè mi divertiva, però aveva un carattere che proprio non sopportavo, che avrei voluto prenderlo a sberle, era Will Arundel da Clockwork Angel, vabbè, diciamo da Infernal Devices, di Cassandra Clare. E ok, dopo succedono varie cose eccetera, ma io veramente all'inizio non lo sopportavo, avrei voluto strozzarlo e dire perché cacchio ti comporti così, però poi non ho potuto fare a meno di amarlo perché Will Arundel è Will Arundel. Se non avete letto la trilogia di Infernal Devices, leggetela in italiano Le origini, perché non ve ne pentirete, anche se ne uscirete anche da qui col cuore distrutto. E sì, io sono un po' in ritardo a leggerla perché mi sono avvicinata a Shadowhunters quest'anno, quindi. Però Allison, un personaggio di cui cambieresti il destino. Allora, Allison a me non è, cioè sì, mi stava simpatica, però non ci sono rimasta poi così male dopo quello che è successo, insomma. Pensavo peggio, invece no. Comunque il personaggio di cui cambierei il destino è sicuramente Day. Perché quello che succede a Day per me è peggio della morte, veramente, è stato peggio della morte. Avrei voluto cambiare un po' di cose per lui, perché veramente poverello. Questo qui è il fumetto che avevo fatto vedere anche nel video recensione sclero della trilogia, che vi lascio sempre qui sopra nelle schede sulla i, e quindi questo è il fumetto e io dei amore mio. Derek, un personaggio con il passato difficile. Allora, io ho guardato un po' la mia libreria e ci ho pensato, ma molti personaggi di questi libri qui hanno avuto passati difficili o anche presenti nella storia, diciamo. Però quello che più ho voluto prendere, anche se non mi era piaciuto particolarmente la storia ma il modo di scrittura, è Ava Lavender di Leslie Walton, Straordinario mondo di Ava Lavender, comunque il personaggio di Ava, perché Ava ha avuto veramente un passato difficile nei trascorsi anche della sua famiglia, delle generazioni, e quindi io ho deciso di prendere questo libro. Ho fatto anche una recensione che vi lascio qui sopra, ma l'ho fatta ancora quest'estate e forse dovrei un attimo rileggere questo libro, ma non so se lo farò. Io l'ho detto anche nella recensione, lo consiglio tantissimo per il modo di scrittura, anche se a me la storia non è piaciuta, perché lo stile è veramente magistrale ed è favoloso.
Allora, arriviamo a Jackson e la domanda dice: un personaggio bello che proprio non ti piace? Io come bello non ho preso carattere, ma ho preso nel senso estetico e ho scelto Sebastian Morgenstern da The Mortal Instruments. Ho preso la Città di Vetro perché lui compare in questo libro, perciò ho deciso questo, che poi è uno dei miei preferiti della serie. Questo gli ho dato 5 stelline su Goodreads. Sebastian, perché per quanto possa essere bello descritto in maniera, insomma, molto, come possiamo dirlo, bello e dannato, eccetera, a me non piace proprio, né di bellezza, come me lo immagino nella mia testa, e né, anche se comunque me lo immagino bello, ma non mi piace neanche caratterialmente proprio. Anche se devo ancora leggere Città del Fuoco Celeste, però comunque no. Kira, un personaggio che viene da un altro paese. Anche qui ho dovuto soffermarmi un momento a guardare la mia libreria, perché in questi libri molti vengono dall'America, alcuni vengono dalla Gran Bretagna, alcuni vengono da mondi sconosciuti e altri da mondi sconosciuti, perciò ho fatto un po' fatica, ma poi sono ricordata di un personaggio che è nel futuro, ma viene da un paese diverso. Avevo anche una mezza idea di prendere Clockwork Prince e parlarvi di Jem, però Jem a me non sta tanto simpatico, quindi ho preso Cinder, le cronache lunari, perché Cinder viene da Pechino, quindi lei. E leggete tutti questo libro perché è bellissimo, io devo ancora leggere Scarlet, però comunque lei. Poi chi viene dal Giappone, Cinder viene da Pechino, quindi bene, il tag finisce qui, io spero vi sia piaciuto. Se anche voi seguite Teen Wolf, ditemi chi è il vostro personaggio preferito qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video.